Tre squilli di tromba hanno dato il via alle commemorazioni per i caduti di tutte le guerre a Trento. La prima tappa del cerimoniale in via Belenzani, con la deposizione di corone ai piedi delle lapidi in ricordo della Grande Guerra, con i combattenti nelle file sia austro-ungariche sia italiane, e per i morti del secondo conflitto mondiale e della resistenza partigiana. Il commissario del governo Gianfranco Bernabei. Il nostro presente vive sul nostro passato, dobbiamo ricordare il sacrificio dei nostri soldati, dei nostri nonni che ci hanno regalato la democrazia nella quale oggi viviamo. Il corteo con il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il vicepresidente della provincia Mario Tonina, guidato dal vessillo del capoluogo con al seguito quelli delle associazioni combattentistiche di Arma, si è poi spostato in piazza della Portella per assistere all'alza bandiera con l'inno nazionale. Il momento conclusivo della commemorazione si è svolto al cimitero, con la messa al sacrario militare italiano e la corona a quello austro-ungarico. Nell'omelia l'arcivescovo Lauro Tisi ha rivolto a credenti e non un messaggio sull'importanza dell'amore, che è più forte della morte, e un pensiero è andato anche alle vittime di questa pandemia.